lo scrittore e giornalista Francesco Amodeo, che saluto subito. Ciao Francesco. Ciao Vito, buongiorno a tutti. Come Francesco, io vorrei da te, e mi auguro che tu abbia quella grinta necessaria per far capire al nostro popolo televisivo se noi possiamo fidarci degli enti regolatori tipo EMA, AIFA, che autorizzano i vaccini. Possiamo fidarci oggi come oggi, in virtù delle esperienze che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto? Vito, purtroppo ti dico assolutamente no, assolutamente non possiamo fidarci ed è l'evidenza che ci dimostra il perché di questo scetticismo. Quando io vedo sorridere un medico di base, quando si parla di eventi avversi da vaccino, non ce l'ho con lui, non riesco ad indignarmi perché mi rendo conto che il medico di base riceve le informazioni da quelli che vengono definiti appunto gli informatori scientifici che vengono formati dalle case farmaceutiche. Mi rendo conto che il medico di base legge dei bugiardini che vengono preconfezionati dalle case farmaceutiche stesse e poi seguono dei protocolli che vengono in qualche modo imposti dagli enti regolatori come l'EMA, come l'AIFA. Dove mi indigno invece, Vito, è con i miei colleghi e con i giornalisti. Perché i giornalisti, a differenza del medico di base che certe domande non se le deve porre, il giornalista è obbligato a porsi delle domande, è obbligato ad andare ad indagare sui possibili conflitti di interesse che ci sono tra l'ente regolatore e le case farmaceutiche, tra le organizzazioni sanitarie e chi commercializza i farmaci. Allora io in questo momento voglio approfittare di questa tribuna per fare le domande che i media non si pongono e dare le risposte che i politici non cercano. La prima cosa che un giornalista dovrebbe fare quando è chiamato a dare un suo parere sulla sicurezza dei vaccini è chiedersi: quell'ente che lo ha autorizzato è un ente regolatore autonomo? Chi ha potere decisionale all'interno di quell'ente ha dei conflitti di interesse? Il controllore e il controllato sono due figure ben distinte. Un'altra domanda che i miei colleghi dovrebbero porsi: esistono evidenze del sistema cosiddetto delle porte girevoli, grazie al quale chi ha lavorato per il controllore si è poi trovato a ricoprire un incarico di prestigio per il controllato? Poi ci sono ancora qualche altra domanda importante a cui poi daremo una risposta. Chi finanzia il controllore, quindi questi enti regolatori, ha soltanto pubblici interessi? Chi dovrebbe segnalare gli eventi avversi ha un legame con chi verrebbe eventualmente danneggiato da quelle ipotetiche segnalazioni? Altra cosa su cui indagare: chi ha segnalato gli eventi avversi in passato, pur avendo un rapporto di dipendenza, quindi di lavoro, con chi è stato danneggiato da quelle segnalazioni, ricopre ancora il suo incarico oppure è stato mandato via? L'ente che dovrebbe segnalare è finanziato anche con i fondi di chi potrebbe essere segnalato? Allora queste, Vito, sono delle domande fondamentali che un Certo. giornalista deve porsi e deve chiedersi: esistono delle evidenze che dimostrano che i protocolli di sicurezza di questi enti regolatori sono stati aggirati in passato? E quando ti poni queste domande, caro Vito, e trovi le risposte che ho trovato io da giornalista, tu non puoi non essere scettico sulla sicurezza di questi vaccini, non puoi non denunciare. Allora cominciamo un poco a declinare le domande che ho posto. Guardiamo per esempio la questione dell'indipendenza di queste organizzazioni. Parlo per esempio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è ai vertici di queste organizzazioni. Il presidente Tedros nel luglio 2009 è stato eletto presidente del Fondo Globale per la lotta all'AIDS. Quindi prima di diventare il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità era il presidente del Fondo Globale per la lotta all'AIDS. Benissimo, quel fondo,
come si può vedere dai dati ufficiali, era quasi interamente finanziato da una fondazione privata che si chiama la Bill e Melinda Gates Foundation. Quindi una fondazione privata dava soldi al fondo presieduto dall'attuale direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E cosa assurda, quella fondazione privata ha continuato a dare fondi a quella persona attraverso la nuova organizzazione, ossia l'OMS, perché Tedros è passato poi all'OMS, ma il primo finanziatore privato dell'OMS era sempre una fondazione privata ed era sempre la Bill e Melinda Gates Foundation. Ora, questa Bill e Melinda Gates Foundation oggi, ossia da qualche anno, è anche il primo finanziatore delle case farmaceutiche che si sono occupati di sviluppare i principali vaccini contro il Covid-19. Tant'è vero che un articolo di Forbes ci faceva sapere che Moderna e la Bill e Melinda Gates Foundation avevano stretto un accordo. Così come la Bill e Melinda Gates Foundation aveva stretto un accordo con la BioNTech e anche con la Pfizer. Quindi questa fondazione privata finanziava le maggiori case farmaceutiche, ma parallelamente finanziava l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ossia quella organizzazione che ha dichiarato la pandemia rendendo praticamente obbligatori i vaccini. E questo è un gravissimo conflitto di interesse. Ma adesso andiamo al dato per me più tragico di tutti. È un dato secondo cui vi posso dire con sicurezza che il controllato paga il controllore per controllarlo. Sembra un gioco di parole, ma adesso lo andremo a declinare insieme. L'organizzazione l'EMA, l'Ente Europeo dei Farmaci, nel 2021 è stato finanziato per l'86% del proprio budget dalle stesse case farmaceutiche a cui doveva autorizzare i farmaci. Non è possibile, è un dato che c'ho qui davanti ufficiale. L'86% del budget dell'EMA è stato finanziato da società private e case farmaceutiche a cui l'EMA poi andava a chiedere, a dare l'autorizzazione dei farmaci. E qui si vede la malafede, perché un sistema alternativo c'era, si poteva trovare. Se si chiama Ente Europeo del Farmaco, i fondi li dovrebbe prendere dai fondi europei, dovrebbe essere l'Unione Europea a finanziare direttamente l'Ente Europeo dei Farmaci, non le case farmaceutiche che poi richiedono a quell'ente un'autorizzazione, perché come possiamo fidarci di quell'autorizzazione? Certo. E questi conflitti di interesse hanno fatto sì che in passato le case farmaceutiche siano sempre riuscite ad aggirare i controlli. È successo con la Glaxo, che ha avuto addirittura una multa da 3 miliardi di euro, è stata costretta a patteggiare per un antidepressivo che veniva somministrato anche ai bambini e che faceva invece, aveva l'effetto contrario, è stato responsabile di suicidi di bambini, di centinaia di suicidi. E non lo dico io, basta che chi ci ascolta scrive su Google Glaxo multa bambini e si rende conto. Il British Medical Journal ha dovuto rivelare che la Glaxo aveva alterato i dati sull'antidepressivo paroxetina, associato, ripeto, Fito, ai suicidi dei bambini, e questi hanno dovuto pagare semplicemente una multa che a noi sembra altissima, immensa, ma hanno fatto sicuramente più miliardi con il farmaco che non potevano commercializzare e che invece hanno messo in commercio aggirando tutti i controlli. E stessa cosa è successa con la Johnson & Johnson, con il borotalco, pure utilizzato dai bambini, che addirittura conteneva sostanze cancerogene. E anche lì poi c'è stata una multa della McKinsey, la grossa società di marketing e comunicazione. Secondo un'indagine federale avevano fuorviato i medici e le autorità regolatorie. Ma come li puoi fuorviare? Li puoi fuorviare se non c'è un meccanismo giusto, se il controllore e il controllato coincidono, perché si finanziano a vicenda, così li puoi aggirare. E Vito, credimi, in passato è successo tantissime volte. Certo. Ora voglio toccare, se ho altri 4-5 minuti, la questione dell'indipendenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché quello che è successo proprio in Italia è scandaloso e non ha avuto abbastanza risonanza, se non dal programma Report, che poi poverini sono finiti tutti quanti, anche loro giornalisti, sotto attacco.
un ricercatore indipendente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi un ricercatore interno a quell'organizzazione, che si chiamava Francesco Zambon, ha pensato che dato che lui lavorava, si illudeva di lavorare per un ente autonomo, si è illuso di poter pubblicare un report che in qualche modo metteva sotto inchiesta la gestione italiana della pandemia e anche le origini del virus. Quando questo report è stato rilasciato da quello che doveva essere un ente autonomo, tu sai cosa è successo, Vito? La prima telefonata a Zambon è arrivata dalla Cina. La Cina lo ha obbligato a stralciare, quindi a cancellare tutta la parte che riguardava l'origine del virus. La Pazzesco. Cina ha detto: dato che io ti finanzio, tu devi togliere immediatamente quella parte che riguarda l'origine del virus e che chiama in causa la Cina. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che doveva essere indipendente, ha stralciato quella parte, l'ha cancellata. Dopodiché, sai che è successo? Ha chiamato anche il governo italiano perché quel rapporto metteva in cattiva luce la gestione della pandemia. E soprattutto si permetteva di denunciare che il piano pandemico in Italia non era aggiornato dal 2006. Vito, il piano pandemico è quello che serve per salvare le vite, è quello che serve per far sì che in caso di pandemia gli ospedali abbiano le scorte di mascherine, di medicinali, che i medici abbiano un protocollo. In Italia non era aggiornato dal 2006 e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso la persona di Ranieri Guerra, sai che cosa ha detto? Ha detto che bisogna cambiare la data del piano pandemico. Vito, volevano cambiare la data, volevano fare un copia e Mi incolla. Perché ricordo, mi ricordo. qui arriviamo a un altro conflitto di interessi, a quel sistema delle porte girevoli che ti dicevo prima. Ranieri Guerra, che lavorava per il Ministero della Salute quando doveva aggiornare il piano pandemico e non lo ha fatto, si è trovato poi a lavorare per l'OMS, sistema delle porte girevoli. E questo povero Zambonno, che non ha voluto fare il copia e incolla di questo piano È pandemico, stato è stato licenziato. costretto poi a dimettersi, Vito, è stato costretto a dimettersi lui perché Mi ricordo. è andato contro la sua Organizzazione Mondiale della Sanità perché voleva denunciare delle anomalie. E la cosa assurda è che il nostro ministro Speranza inizialmente aveva detto di non saperne nulla di questo rapporto. Invece, Report ha pubblicato addirittura le intercettazioni dove il nostro ministro della Salute chiamava, telefonava il capo dell'OMS indignato, chiedendogli di cancellare questo rapporto. E l'ultima cosa, ho ancora un minuto, voglio concludere. La cosa più grave di questa situazione è che noi abbiamo l'Istituto Superiore di Sanità, del quale noi dovremmo fidarci ciecamente, perché dovrebbe essere quell'istituto che ha a cuore la sanità e la salute più di qualsiasi altra cosa. Invece scopriamo che il presidente Brussaferro, quando ha letto questo report di questo ricercatore indipendente, invece di preoccuparsi di divulgare questo report, perché in qualche modo metteva in luce tutte le anomalie che erano state commesse, quindi da non ripetere in futuro, quindi invece di avere a cuore soltanto questa questione, cioè divulgare quel report e fare in modo che la salute venisse messa al centro, è stato lui a telefonare, Brussaferro, a telefonare al ministro Speranza per dire: guarda, contatta i vertici dell'OMS perché questo report ti mette in cattiva luce e deve essere rimosso. Questo per me è inaccettabile, è assolutamente inaccettabile perché Brussaferro dell'Istituto Superiore di Sanità doveva dire: non mi interessa se questo report a livello politico è scomodo, ma dato che è utile per la questione sanitaria, noi lo dobbiamo tenere online perché dobbiamo imparare dagli errori fatti. Invece è stato il primo a chiamare il ministro della Sanità e ve ne accorgete da quanto riportato da Report, quindi non mi sto inventando nulla, lo ha telefonato per dire: guarda che questo report ti mette in cattiva luce, dovrebbe essere rimosso. Per me, Vito, questa cosa è inaccettabile. Quindi concludo rispondendo alla tua domanda: se questi sono i presupposti, non possiamo assolutamente fidarci degli enti regolatori. Neanche Grazie a tutti. dell'OMS, E a questo punto di assolutamente no, conseguenza, assolutamente. insomma. Va bene, io ti ringrazio per aver affrontato questo tema, quindi la prossima settimana affronteremo un altro. Grazie infinite, Amodeo.